Buonasera da Leandro Maggi, buonasera da Ariano nel Polesine. Interessante serata nella Sala della Cultura di Ariano con un ospite di eccezione, Aldo Cazzullo, giornalista, scrittore che presentando i suoi libri Vedere le stelle e Il posto degli uomini ha ricostruito parola per parola il viaggio di Dante nell'inferno nel Purgatorio. Da Ulisse al Conte Ugolino, da Giotto a Pia de Tolomei. Ma nello stesso tempo ha raccontato, con frequenti incursioni nella storia e nella realtà, l'altro viaggio di Dante, quello in Italia. Italia che forse Dante ha inventato, perché non ci ha dato soltanto una lingua, ci ha dato soprattutto un'idea di noi stessi e del nostro paese. A conclusione dell'anno, diciamo, legato appunto ai 700 anni della morte di Dante, abbiamo l'onore di avere con noi, per un evento straordinario culturale, il giornalista Aldo Cazzullo. Questa serata è stata realizzata in collaborazione con Polesine Film Commission, che ringrazio, Banca Adria, che saluto e ringrazio per la sponsorizzazione della serata, e Acque Venete, che pure ringrazio per la partecipazione e lo sponsor alla serata. Per Venete l'Italia aveva conquistato il mondo due volte, con l'impero romano e con la fede cristiana. E per Dante l'Italia aveva una missione: conciliare la classicità e la cristianità, la Roma dei Cesari e la Roma dei Papi. E da questo incontro nasce l'umanesimo, che è ancora adesso il motivo per cui l'Italia è tornata nel mondo. Perché, ad esempio, i militari italiani in missioni di pace all'estero sono considerati i più bravi, i più rispettosi verso la popolazione locale, i più capaci di dialogo, di ascolto? Ma perché? Non perché hanno delle armi più potenti, ma perché sono portatori di quella cultura umanista e cristiana per cui l'Italia è importante nel mondo. La Francia nasce da una guerra. Una donna forte, Giovanna d'Arco, aiuta un re fragile a cacciare gli inglesi invasori e nasce la Francia. La Spagna è nata da un matrimonio dinastico. Il re d'Aragona sposa la regina di Castiglia e nasce la Spagna. L'Inghilterra è nata dal divorzio, Enrico VIII si libera della moglie e del Papa e nasce l'Inghilterra. L'Italia no, l'Italia è uno Stato giovane, ma quando l'Italia diventa uno Stato in realtà esisteva già da secoli, perché l'Italia era nata dalla bellezza e dalla cultura, dagli affreschi di Giotto e dai versi del suo amico Dante Alighieri, che è un po' il nostro papà, non a caso è l'unico scrittore che chiamiamo per nome, anche per soprannome, lui si chiamava in realtà Durante degli Alighieri. Se no, come se chiamassimo, non so, Leopardi, Giacomino o Manzoni, Santo. Dante ci ha dato una lingua, l'italiano. E tra le ragioni della modernità di Dante c'è anche la sua idea della donna. In un tempo in cui si discuteva se la donna avesse o no l'anima, e qualcuno diceva di no, Dante scrive che la specie umana supera tutto ciò che è sulla terra grazie alla donna. È la donna che salva il genere umano. Anzi, quando Dante si smarrisce nella selva oscura, una catena di donne si mette in movimento per salvarlo. Maria, la Madonna, va da Santa Lucia. Dante era molto devoto a Santa Lucia, protettrice della vista, che l'aveva salvato da una malattia agli occhi che aveva avuto da ragazza. Santa Lucia va da Beatrice e scende dal paradiso dell'inferno, poiché l'inferno non la tange, affida Dante a Virgilio, che lo conduce nell'inferno e poi in cima alla montagna del Purgatorio, dove là Dante ritroverà Beatrice nel giardino dell'Eden, nel paradiso terrestre. Questa è la Divina Commedia, il più bel libro scritto dagli uomini. Ed è un libro scritto in italiano, della nostra lingua, da un italiano, un nostro compatriota. E questo ci ricorda che essere italiani non è una sfortuna, come a volte pensiamo. Essere italiani è un'opportunità, perché vuol dire abitare quello che Dante ha definito per primo il bel paese, che ha un senso particolare per me che io Veneto, perché lo dico perché sono Veneto, ho scritto un libro, Veneto per me è sempre con la Toscana, la Sicilia, la più bella regione italiana, perché ha tutto, il fiume, il mare, le colline, il lago, i Dolomiti, le città monate, Venezia. E poi essere italiani è anche una responsabilità. Vuol dire essere all'altezza di un patrimonio unico al mondo, di arte, di bellezza, di cultura, ma anche di valori morali che i nostri padri e le nostre madri ci hanno lasciato. E Dante ci ricorda cosa vuol dire essere italiani, quello che abbiamo fatto e quello che faremo per tornare a rivedere le stelle o
se preferite, per sentirci come si sente Dante arrivato in cima alla montagna del Purgatorio, consapevole che non è finita, ma il peggio è alle sue spalle e il meglio davanti a sé. E anche noi sappiamo, ormai dopo 4 anni di pandemia, che cosa vuol dire il Purgatorio in terra. E quindi ognuno di noi può sentirsi, come si sente Dante, puro e disposto a salire alle stelle. Grazie.